Oh, questi sono dei colori che non si sono mai visti. Oh, che meraviglia! Pensate che saggio, il rosso è carico, è brillante. E il rosso, dico invece, è morto proprio, è un funerale proprio. Il nero è vellutato, il nero è una passione proprio che... Il nero vecchio invece è una cosa che non si può guardare proprio. E poi è tradimentoso, perché dopo che hai passato, dopo 15 giorni spunta macchie di bianco da sotto, con i colori nuovi. Il pennello del pittore non si affatica, basta una passata e hai fatto un capo d'opera. Con i colori vecchi, guarda che una passata. C'ho la prima, seconda, terza mano. Non ti riesce niente bene, niente. E tu leggi la base dell'educazione. L'educazione insegna la morale. La morale è la madre della virtù. La virtù deve seguire la vita. Mia madre che sta facendo così? Il senso della natura. Alla natura si dice. Mi viene un mal di male perché. La bellezza sta nella grazia. La grazia è il fine con l'educazione. Perché sta facendo un sale? Permettete che studio un po' con la seduta. Prego. Grazie. Niente. Una perla. Perché siamo a Napoli, se eravamo a Milano era un birla. Voi andate in giro senza giacchetta. Ma voi non sapete. Inizio è sceso dalla carrozza, no? Appena sceso, la giacca è rimasta impigliata. Allora l'ho portata da Lusardo e Lusardo la sta mettendo a posto. Ci ho detto: scusate, quanto tempo ci vuole? Una mezz'oretta. Allora dico: approfitto e vado a portare un saluto a Donna Concettina. Ah, che gentile! E che bella! Come capire? Perché quando è successa la carrozza, no, che la giacchetta è rimasta ammigliata, ho detto che è caduto il campiere, la carrozza è perduta, pum, si è spuntato. Ecco lei. E Don Antonio, mi manca qualcos'altro? Perfettamente.
pubblico e clemente mi potrà certo capire, perdonare e applaudire. Yeah!